In occasione delle giornate Fai d'autunno, il Fondo Ambiente Italiano è stato scelto quest'anno per la nostra città il Fano Marine Center, la struttura che sorge lungo la spiaggia a Sassonia. L'evento si svolgerà nel fine settimana del 14 e 15 ottobre con visite guidate della durata di circa 30 minuti negli orari che vanno dalle ore 15 alle ore 18:30. Ma che cos'è il Fano Marine Center? Centro interuniversitario dove partecipano anche due centri nazionali di ricerca, il Consiglio Nazionale di Ricerca e la stazione Anton Dorn di Napoli, e le università sono l'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Urbino e l'Università di Bologna. Partecipa a questo consorzio anche il Comune di Fano e nell'insieme queste sei strutture condividono la gestione e le attività che vengono, le spese per mandare avanti le attività che avvengono in questa struttura. Cosa si fa qui? Si fa attività di ricerca, ricerca avanzata, è un centro di eccellenza perché è aperto anche a livello internazionale e quindi ci sono molte partecipazioni e visite di colleghi che vi lavorano. In circa siamo 50 persone accreditate ed è aperto anche a studenti e dottorati di livello più alto come il dottorato di ricerca. Anna, come viene strutturato il percorso che avete organizzato insieme al FAI? A gruppi di 10 persone, i visitatori durante le giornate del FAI con noi faranno proprio un vero e proprio tuffo nel blu. Illustreremo ai visitatori il nostro lavoro partendo proprio dal mare, dalle profondità del mare. Quindi da dove prendiamo i nostri campioni, che possono essere degli organismi marini, acque di mare, sedimenti, fino a riaffiorare sulla superficie del mare, considerando le variabili oceanografiche, quindi la temperatura, la salinità, passando ad altri strumenti di lavoro come per esempio i retini da pesca, ma anche mostrando anche l'acquario come strumento di lavoro e di ricerca, per finire il nostro tour nel laboratorio di chimica e di biologia, dove effettivamente vengono fatte analisi sia di tipo chimico che di tipo biologico sui campioni prelevati nel mare, quindi si inizia la valutazione dei dati. Tra le varie location del Fano Marine Center ci sarà la possibilità di visitare la parte dedicata all'acquario, ancora in allestimento, ma che verrà presto aperto alla cittadinanza. Le vasche piccole replicate sono importanti per controllare le variazioni ambientali, quindi possiamo fare lavoro sugli effetti di acidificazione, di cambi di temperatura su organismi bentonici e soprattutto come mangiano, cosa mangiano e il modo che fanno. L'evento è dedicato a chi è iscritto al FAI, ma sarà possibile tesserarsi anche sul posto al costo di 29 euro, ma con uno sconto di 10 euro.